Come anticipato da Dago Spia, Francesco Totti si è lasciato sorprendere ancora una volta dai paparazzi mentre lasciava l'appartamento di Noemi Bocchi. Le foto pubblicate da Chi non sono la testimonianza di una notte trascorsa insieme per i due amanti, ma raccontano di una certa familiarità di Francesco Totti nella vita di Noemi, con la quale la storia è seria a tal punto da assumersi ogni rischio legato al gossip. Se prima tentava di sfuggire ai fotografi facendosi prestare l'auto dagli amici, ora si sposta persino in motorino, solo la visiera a nascondere lo sguardo. È ormai chiaro che l'ex calciatore abbia una relazione stabile con l'ex moglie di Mario Caucci, si frequenterebbero da quasi un anno. Ora il punto non è più soltanto stanare una love story, ma definirne i contorni nel modo più lucido possibile. Il fatto che Totti faccia visita a Noemi alle 21.30 di giovedì 28 luglio e che torni a casa sua alle 10.45 del giorno successivo ci dice probabilmente due cose. La prima è che nessuno dei due è ancora pronto a viversi a 360 gradi. Totti infatti trascorre la maggior parte della giornata nella sua villa all'Eur e raggiunge Noemi in serata inoltrata. La seconda è che nonostante si vivano piccoli momenti per volta, l'ex capitano deve essersi ingraziato l'ambiente familiare della 34enne dal momento che a casa con lei vivono anche i suoi figli. Le foto pubblicate da Chi rivelano infine un altro aspetto ormai ricorrente nella narrazione di questa storia. Noemi Bocchi è una donna impenetrabile. Non solo i suoi social sono categoricamente blindati, ma gli stessi scatti rubati dai paparazzi non lasciano trasparire la minima emozione. È felice, infastidita, spaventata? Chi è certo che non si senta affatto in colpa per la separazione tra Francesco e Ilari, perché i due erano ormai lontani da tempo.